Allora, mister, innanzitutto tantissimi complimenti un po' da tutti i giornalisti che evidenziano come questa squadra abbia saputo lottare anche nell'emergenza. Carlo Talarico chiede: vittoria maturata nell'ultimo quarto d'ora, c'è più orgoglio di gruppo o voglia di superare i problemi causati dalle tante assenze? Ma è un po' un mix di tutto, penso che i ragazzi oggi abbiano fatto qualcosa di straordinario, dimostrando per l'ennesima volta che gruppo sono. Purtroppo in questo momento così difficile per noi, da 15 giorni, non è stato facile allenarsi 12, 13, 14 e recuperare giocatori un paio di giorni prima della partita come Luca. Penso che bisogna solo fargli i complimenti e battergli le mani perché si meritano tutti questi elogi. Danilo Ciancio evidenzia la mossa di Gatti esterno sinistro che ha dato molto equilibrio, non si è arrischiato nulla in difesa, anche Celiamagno chiede cosa ha chiesto a Gatti in un ruolo che non è il suo, in cui è stato molto bravo. La mossa di Gatti ci ha permesso di essere un po' più coperti e di dare un po' più spazio agli inserimenti degli interni che dovevamo sfruttare con Di Massimo e Baldassì. È un ragazzo eccezionale che si adatta, può fare il centrale, può fare l'esterno di un centrocampo a 4, a 5. Ha giocato anche davanti alla difesa quando c'è stato bisogno. È un ragazzo duttile, quindi ha fatto una grande prova. Celiamagno fa una serie di domande sui singoli. Innanzitutto, come ha lavorato in settimana con Pierno, autore di una grande prova contro calciatori che hanno molta più esperienza, Di Massimo nel ruolo di mezzala sempre più decisivo, se si aspettava una prova del genere da Martinelli appena rientrato, se potrà restare al centro anche con il ritorno di Fazio. Sono tutte considerazioni che abbiamo fatto in questi 15 giorni, abbiamo lavorato molto sui reparti, abbiamo lavorato molto sui singoli. Roberto è un ragazzo giovane, affamato, la sua esperienza è stata colmata dalla voglia di dimostrare. Di Massimo interno non penso sia una scoperta perché è parecchio che gioca in quella zona di campo e sta facendo molto bene. L'ultimo era Martinelli. Luca può giocare in tutti i ruoli della difesa, non ci sono problemi. È un giocatore talmente esperto e talmente bravo che può giocare a sinistra, a destra, in mezzo. Intanto speriamo di recuperarli e poi dopo noi vorremmo sempre avere l'imbarazzo e la scelta a scegliere i giocatori dove metterli. Allora, Mardente chiede se questa situazione è difficile, quindi se a causa del Covid avete scoperto e capito qualcosa di nuovo da questa squadra. No, scoperto no, abbiamo avuto la conferma di avere un gruppo eccezionale, di un gruppo eccezionale che sta dimostrando domenica dopo domenica il suo valore, più l'aspetto umano che tecnico. E penso che questa sia la cosa principale. E poi abbiamo avuto la conferma, ripeto, di avere ottimi giocatori che si adattano e possono giocare in tutti i ruoli che li proviamo. Sempre Mardente, considerato l'atteggiamento del gruppo e l'ottimo equilibrio tattico che è stato trovato, se è lecito sognare. Guardiamo partita dopo partita, poi dopo giocavamo contro Catania, una squadra che veniva da 4 vittorie, aveva subito 3 gol, ne aveva fatti 11. Noi con tutte le difficoltà che avevamo, era uno scontro che se vincevano loro venivano pari, se vincevamo noi andavamo più 6, quindi sai, le partite sono sempre meno e dobbiamo fare il massimo. Adesso noi pensiamo a mercoledì, poi dopo quello che verrà in futuro. Tireremo una linea alla fine e vedremo dove siamo arrivati per giocarci questi playoff. Proprio riguardo mercoledì, Francesco Panza chiede un aggiornamento sulla situazione degli indisponibili e se c'è la possibilità di recuperare qualcuno. Domani vediamo come andranno i tamponi per gli altri e vedremo se riusciremo a recuperare qualcuno mercoledì, però penso che i giocatori su cui contare siano questi, perché a 2 giorni prima della partita, anche se li recuperi, bisogna valutare anche tante altre cose.